stasera. Cosa? Cosa stasera? Vado. Buonasera, ben ritrovati a Superquark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio. Bene, benvenuti all'Impero Romano, civiltà del passato, per la prima volta fatti fino al tramonto. Ecco il tracciato che aprirà. È tracciato. Ricchissima. È ricchissima. E tutti questi. Affinare. E viene fuori questa scala. Era conservata con ogni cura alla tigre. No. E sviene. Si è sgonfiato. Si è bucato col cammino. Ci troviamo al largo delle isole Cape de Cats, nell'arcipelago delle Galapagos. Un luogo descritto da molti come la culla della biodiversità. In queste isole e in questi mari vi sono specie viventi che non sono presenti in nessun altro luogo sulla Terra. Lo stesso Darwin, dopo essere approdato il 15 settembre del 1835 in questi luoghi, durante la spedizione della nave Beagle, appena sbarcato, bestemmiò a gran voce toccandosi l'uccello. Resosi conto, da prima, di aver scordato in Inghilterra i suoi occhiali da sole fighi e dopo, per aver visto così tanta magnificenza concentrata in un solo luogo. Ma non me la ricordavo. Porco, che spettacolo. Mi sono dimenticato gli occhiali. Braccia. Mica proprio che bello sto posto. Una delle prime specie viventi che vide e che studiò fu il cazzone. Un rettile oblungo e con gli arti posteriori tondeggianti, che abbondava in questi luoghi. Passò molte notti a studiare il cazzone, anche assieme ai marinai della stessa nave. Tutti incuriositi dal cazzone. Riempirono di cazzoni ogni angolo della stiva. Lo presero in mano, lo accarezzarono per giorni. Mi passi il cazzone. Aspetta che te lo passo, ti passo il cazzone. Vuoi vedere anche il cazzone? Sì, fammi vedere il cazzone. Però poi dopo un po' di cazzone io, che bel cazzone. Che bello il cazzone. Basta cazzone, adesso è il mio turno per il cazzone. Cazzoni ovunque con i marinai, con il comandante, con i mozzi, finché non appresero ogni segreto di questa specie curiosa. Oggi il cazzone è protetto dalla comunità scientifica internazionale e vive sereno in queste coste, essendo esso un animale anfibio. Sì. Ma ecco il cazzone impegnato a chiavare, espressione latina che indica l'adduzione del figone dentro la propria tana ricavata fra le asperità delle rocce. Figone è il nome attribuito alla femmina della specie del cazzone, nome derivato dal ricercatore Giuseppe Figone, compagno di spedizione del celebre Darwin, scomparso in mare dopo essere scivolato dal ponte nel viaggio di rientro, mentre cagava sporto dal ballatoio. Abitudine insana. Sto freddo stasera, eh? Cazzone e figone sono dentro la tana, probabilmente impegnati nell'accoppiamento, che in questa specie di rettili dura per giorni, essendo dotati di sangue freddo. Non mi dire cazzo, non mi va più, non mi va su. Dai, me lo vuoi buttare alla fine? Dai, che voglio chiamare, dai. Dai, che sono arrabbiata. Non mi va sul cazzo, non mi va sul cazzo, figa, non mi va su. C'è il sangue freddo. Allora. Ma oltre a questa specie meravigliosa, al di sotto della superficie dell'acqua possiamo trovare una moltitudine di mitili, cibo di molte specie assiepate su queste coste, come il clito, la vongoloide minore e la vongoloide maggiore, lontane parenti delle nostre più comuni vongole. Il cazzone si tuffa alla ricerca di un clito. Eccolo.
L'ha appena trovato attaccato ad una roccia. Il cazzone succhia e risucchia il clito, certo, fino a che da esso non verrà secerno il succo che sfamerà il cazzone. Cazzone, clito, figone e vongoloide sono solo alcune delle specie meravigliose di questi luoghi e vanno protette dall'aumento del turismo che in questi decenni sta mettendo a repentaglio questi luoghi eccezionali. Salviamo il cazzone. Anche il clito. Anche il clito. Nel prossimo episodio andremo di persona a spaccare il culo ad uno che deve dei soldi a mio padre. Come? E ci troveremo faccia a faccia con una merda che non paga i debiti. Ah, okay. Per poi andare al bar e farci di brutto con i miei amici dell'est. No, non voglio perdere la prossima puntata. Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.